Il derby con la Sangataldese, finito 0-0, oramai in archivio, si pensa già alla prossima. E la prossima gara vedrà il Gela affrontare un altro derby, quello previsto per domenica a Lentini contro la Sicula Leonzio. I biancazzurri infatti non giocheranno giovedì 8 dicembre nel turno infrasettimanale contro la Turris. La partita è stata rinviata al 22 dicembre, si giocherà di giovedì. Le due società hanno raggiunto un accordo, considerato che l'8 dicembre a Torre del Greco è prevista la processione del carro dell'Immacolata, che richiamerà una straordinaria partecipazione di fedeli, e l'evento non si conciliava con la partita. In sostanza, i ragazzi del tecnico Pietro Infantino avranno un turno di riposo, così come del resto la Turris, rispetto alle altre compagini che invece scenderanno in campo dopodomani. E tra queste c'è proprio la Leonzio, che giocherà a San Cataldo. Fermarsi per il Gela in un momento come questo, dopo 4 vittorie ed un pareggio, e salutare, lo abbiamo chiesto al direttore sportivo del club, Giovanni Martello. Per noi è stato un rinvio concordato con la Turris importantissimo, in primis perché ci avrebbe costretto ad un tour de force importantissimo, perché avremmo dovuto fare due trasferte consecutivamente, di cui una in terra campana, e quindi sicuramente ci avrebbe comportato dei disagi. E poi perché ci permette di cercare di recuperare qualche acciaccato che abbiamo, vedi il nostro capitano Bonaffini, vedi Gambutta. Quindi per noi è veramente una sosta salutare, e ci permetterà di concentrarci e preparare al meglio questa importante sfida di domenica a Lentini. Domenica scorsa, nonostante il pareggio d'occhiali, il Gela ha conquistato la seconda posizione in classifica, raggiungendo la Cavese sconfitta a Roccella Ionica. Un risultato straordinario per una squadra partita, rispetto alle altre, in estremo ritardo, considerate le vicissitudini che si sono registrate in estate. È chiaro che stiamo andando oltre le più rosee aspettative, stiamo dando della gioia ai tifosi, stiamo sciorinando quello che a me preme sottolineare, un bel calcio. Però allo stesso modo dico che io, il mister, la società, eravamo e siamo fermamente convinti di avere allestito una buona squadra, e che questa buona squadra, come ho sempre detto all'inizio del campionato, potesse disputare un campionato importante. La strada è ancora lunga e quindi dobbiamo assolutamente non abbassare la guardia e cercare di proseguire per il meglio questo proseguio di campionato.